Ringrazio intanto l'assessore Lemmetti, la Giunta e il gruppo di maggioranza per questa variazione di bilancio. Variazione di bilancio che va incontro, come abbiamo sempre fatto in tutti i bilanci dal 2017 ad oggi, incontro ai territori. Una delle grandi polemiche che in questi anni abbiamo ascoltato da parte delle opposizioni è che non ci fosse attenzione per i territori e non fossero dati fondi adeguati per gli stessi. Però diciamo che la forza dei numeri poi viene incontro a noi e fa volare via le tante parole che poi si sentono qui in aula da parte delle opposizioni o anche lette sui giornali, perché passiamo dai circa 30 milioni del 2017 sul titolo secondo di investimenti sui territori e di oltre 300 milioni che vengono dati con questo bilancio. Questi sono numeri, non sono parole, rimangono agli atti. E quindi l'attenzione sui territori e ai territori, anche con questo bilancio, la dimostriamo con i fatti. Contemporaneamente mi fa piacere ricordare come nei giorni scorsi l'assessore Lemmetti, insieme alla ragioneria, hanno inviato un report per quanto riguarda il sociale alle associazioni ed alle categorie. E da questo report viene dimostrato come anche in questo bilancio non vengono a mancare fondi per il sociale, ma addirittura vengono dati 24 milioni in più rispetto all'anno precedente. Quindi anche qui, rispetto alle parole, c'è la forza dei numeri, che sono quelli che rimangono sulla carta. Contemporaneamente, nell'elaborazione della variazione al bilancio di questo maxi emendamento, voglio dire, è stato chiesto ai municipi dove poter allocare un ulteriore milione in più di titolo primo che viene dato a ciascun municipio con questo maxi emendamento. Dopo aver ascoltato per settimane e settimane che mancavano fondi al sociale, io mi sarei aspettato, ma immagino ognuno di noi dei 48 consiglieri qui presenti in Assemblea Capitolina, che qualora fossero mancati fondi al sociale avremmo trovato nel maxi emendamento di Giunta che i municipi avessero richiesto di stanziare quel milione in più dato col maxi emendamento sul sociale. E invece non è così, perché alcuni municipi non hanno allocato le risorse sul sociale del milione in più, lo hanno allocato in altre voci del bilancio municipale. Quindi anche questo mi fa dire che probabilmente avevano ricevuto fondi adeguati sul sociale e quindi la polemica che c'è stata nelle settimane scorse, che mancavano fondi sul sociale, non ha fondamento. Perché qualora avesse fondamento, vuol dire che sui territori hanno fatto scelte che non vanno incontro ai cittadini, quindi andando a coprire delle mancanze sul sociale, ma ahimè, se i municipi stessi in alcuni casi dirottano le risorse il milione in più in altre voci di spesa che non è il sociale, vuol dire che sono, come dire, a posto così con quanto dato in bilancio. Dopodiché io mi chiedo, no? Ho sentito il Partito Democratico, il capogruppo Pelonzi, che dice volevamo fare questa battaglia fino a fine dicembre perché la scadenza del bilancio è fino a fine marzo, perché la scadenza del bilancio è stata prorogata al 31 marzo. Io mi chiedo se per voi è normale che il Comune di Roma continui per dodicesimi per un ulteriore mese. Perché? Perché? Io mi chiedo perché si vuole fare l'interesse della città, dei cittadini, dare la possibilità alle strutture di spendere in modo normale, programmando la spesa delle risorse che sono state stanziate, o si vuole continuare per dodicesimi? Questa è una brutta abitudine che attraverso il Movimento 5 Stelle e con il Movimento 5 Stelle alla guida di questa città ci siamo tolti, e spero che sia una buona abitudine quella là di approvare i bilanci per tempo, che rimanga anche in futuro qualora non fossimo noi a continuare a governare la città. Perché da una buona programmazione, dall'approvazione dei bilanci per tempo, nasce poi la buona amministrazione. Si portano opere per i cittadini, si danno servizi ai cittadini. Tra le altre cose mi chiedo come
il Partito Democratico, no, andrà a votare, mi sembra di aver capito, in maniera contraria a questo maxi emendamento. Vedo però, per dire, nel maxi emendamento anche una serie di opere stanziate anche sui municipi, che lo stesso Partito Democratico governa su Roma, ma anche stanziamenti, per dire, nuovi come il Dipartimento Attuazione Urbanistica, ulteriori fondi sul fondo rotativo destinato alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree PEP. Questa è una battaglia del Movimento 5 Stelle, ma che ci vedeva uniti anche col Partito Democratico. Quindi mi chiedo se avete cambiato idea, per dire, su questo singolo punto. Ve lo chiedo, avete cambiato idea? Perché altrimenti non si può votare contro il maxi emendamento. Questa è una delle tante cose che quest'Aula ha votato e abbiamo votato insieme, ed abbiamo richiesto insieme. Come io chiedo ai colleghi di Fratelli d'Italia, in questi anni, giustamente, loro hanno fatto delle battaglie, come le facciamo un po' tutti, loro però in ogni bilancio hanno sempre richiesto fondi per i parchi giochi inclusivi. E io vedo in questo maxi emendamento stanziamenti per 7 parchi giochi inclusivi. Quindi io mi chiedo, votando contro, voterete contro un qualcosa che avete chiesto in questi anni? Che tra l'altro sposiamo anche noi come idea e abbiamo portato avanti questa battaglia insieme a voi. Oggi li troviamo nel maxi emendamento e voi voterete contro al maxi emendamento. Io credo invece che questo maxi emendamento, oltre ad essere necessario e dando risorse ulteriori ai municipi, va anche a migliorare il bilancio che era stato proposto inizialmente dalla Giunta. Di questo sono felice che la Giunta stessa poi abbia fatto questo maxi emendamento che andremo a votare e che il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Mi preme dire un'ultima cosa. Nelle prossime settimane, speriamo il prima possibile, perché poi lo scostamento di bilancio di 32 miliardi dello Stato, diciamo, è stato annunciato, è stato fatto, bisognerà allocare le risorse poi e dividerle per quelle che sono le categorie, gli imprenditori, i comuni e quant'altro, come hanno definito nei prossimi giorni. Speriamo che arrivi il prima possibile. Da parte nostra, come c'è sempre stata per ogni bilancio e per ogni atto di variazione che ha fatto questo comune in questi anni, ci sarà disponibilità ad ascoltare sui fondi che arriveranno ulteriori di variazione per lo scostamento di 32 miliardi che ha fatto lo Stato, anche le opposizioni. Ma perché è giusto, perché è compito della maggioranza ascoltare i rappresentanti dei cittadini, di tutti i cittadini, che siedono in quest'Aula. Quindi fin da subito do, come dire, disponibilità all'ascolto, ma questa non è mai mancata. Poi ovviamente, e questo credo che lo capiate anche voi, che in questo momento non siete maggioranza, che poi sarà compito della maggioranza però poi decidere dove allocarli. Grazie.